Buongiorno a tutti, siete in collegamento con l'IS Pascal di Reggio Emilia, siamo qui nel laboratorio di chimica, io sono Semeghini Paola, un'insegnante di chimica e laboratorio scientifico e oggi vi presenteremo un'attività di laboratorio fatta nell'ambito dei progetti di PTCO, quindi di ex alternanza scuola-lavoro. Il progetto si chiama Baby Leonardo e i protagonisti sono i nostri ragazzi studenti di quarta liceo scienze applicate, dietro di me il gruppo che condurrà l'esperimento. Oggi parliamo di relazione agli obiettivi di questo festival, quindi istruzione di qualità e agenda 2030, parliamo di un tema molto importante che è quello della vita sotto i mari, in particolare legata all'inquinamento delle plastiche. Quindi vi presento i ragazzi, lascio la parola a loro e buona visione. Allora, io sono Nicola Sassi e noi siamo di Quartelle, questi sono i miei compagni. Io sono Alessandro Caneva. Sono Marco Bertolini. E io Mattias Rossini. Allora, ora vi faremo fare una piccola riflessione appunto sul tema dell'inquinamento delle plastiche e tramite anche una presentazione PowerPoint e dopo svolgeremo alcuni esperimenti sempre inerenti a questo tema. Allora, come immagino sappiate, l'inquinamento dovuto appunto dal materiale plastico è uno dei principali problemi che siamo tenuti ad affrontare oggigiorno. Infatti negli ultimi decenni il consumo e la produzione di questo materiale sono aumentati in modo esponenziale, basti guardare anche il grafico che c'è qui a destra, e ciò ha causato ingenti danni sempre a livello ambientale, sia sull'ecosistema terrestre che quello marino. Alcuni dati importanti sono la produzione a livello annuo di plastica, circa 450 milioni di tonnellate, e 8 delle quali vengono sempre annualmente riversate in mare. E sono la principale causa per la quale 700 specie animali appunto subiscono i danni di questo inquinamento prevalentemente marino. Ma vediamo meglio da cosa sono composti i materiali plastici. Dobbiamo partire dicendo che tutto parte dalla lavorazione del petrolio, in particolare dal surriscaldamento di questo, e dall'uscita dei gas che vengono prodotti appunto. Da questi gas possiamo ricavare alcuni monomeri che sono molecole speciali che tramite un processo detto polimerizzazione riescono a legarsi tra loro e creare molecole più complesse, detti polimeri appunto, e questi polimeri sono le molecole alla base di ogni materia plastica. Tuttavia, proprio grazie alla presenza di queste speciali molecole, la plastica assume alcune proprietà, tra cui la resistenza e la durevolezza, e ciò fa sì che non sia soggetta al fenomeno della biodegradazione durante il corso degli anni. E appunto, durante il corso degli anni sempre, si va a verificare un altro processo, ovvero la creazione di queste microplastiche che diventano sempre più pericolose per l'ambiente circostante. Ora vi spiegheremo come sono suddivise le plastiche, ossia in 7 codici di riciclo, appunto per facilitarne lo stesso processo. Lascio la parola al mio compagno. Allora, vi parlerò della suddivisione delle plastiche. La plastica numero 1, polietilene tereftalato, è la plastica più diffusa per la produzione di bottiglie di acqua e bibite ed è progettata per un singolo utilizzo ed è facilmente riciclabile, ma dato che è più densa dell'acqua marina, va a fondo e quindi complica le operazioni di recupero. Poi la plastica numero 2, polietilene ad alta densità, le sue molecole hanno una densità molto elevata e di conseguenza il materiale è rigido e viene utilizzato per la produzione di shampoo, detergenti e giocattoli ed è una plastica facilmente riciclabile e galleggia nell'acqua marina. Poi la plastica numero 3, cloruro di polivinile, viene usata per gli imballaggi alimentari, stoviglie di plastica e palloni da calcio ed è la plastica più pericolosa dato che contiene degli ftalati pericolosi che vengono utilizzati per rendere la plastica più flessibile. Poi la plastica numero 4, polietilene a bassa densità,
A differenza della plastica numero 2, che era ad alta densità, in questo caso le molecole sono distanti l'una dall'altra e di conseguenza la plastica è più flessibile ed è impiegata per la produzione di bevande, per bicchieri che contenenti bevande calde, barattoli e coperchi per barattoli e giocattoli e galleggia in mare. Poi la plastica numero 5 o polipropilene, la troviamo soprattutto nella produzione di scolapasta, bacinelle, innaffiatoi ed è usata inoltre per il confezionamento di latticini, ad esempio yogurt, e nonostante galleggia è difficile da riciclare dato che è termoindurente. E infine, dato che anche se non contiene ftalati, vengono spesso aggiunti durante la produzione. Poi la plastica numero 6, polistirene, la troviamo nei classici piatti di plastica, nei bicchieri, nei contenitori delle uova, ed è una plastica da evitare dato che il suo componente principale è lo stirene, che può passare dalla plastica agli alimenti. E il polistirolo è uno degli agenti più inquinanti dei nostri mari, dato che galleggia e non si può sottoporre al calore perché rilascia sostanze cancerogene. Adesso io parlerò del settimo tipo di plastica, chiamata anche altre plastiche, ed è la plastica considerata la più pericolosa per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Viene utilizzata per esempio per le bottiglie delle bibite o per gli scontrini. E non può essere riciclata e per questo va buttata nel secco residuo. E fa parte anche di questa categoria le plastiche compostabili e biodegradabili. Adesso parleremo del primo esperimento, in cui si parla della densità, la cui formula è massa fratto volume. E in questo caso faremo un esempio con l'alluminio, in cui se un oggetto ha la densità maggiore dell'acqua affonderà, mentre se la densità sarà minore galleggerà e rimarrà in superficie. Allora, ora prendiamo una bacinella contenente circa un litro d'acqua. Qui appunto potete vedere la bacinella e abbiamo già preparato due fogli della stessa massa di alluminio, uno piegato in modo da non contenere aria all'interno mentre l'altro è stato accartocciato, e ora vedremo immergendo nell'acqua quale avendo densità maggiore andrà sul fondo mentre l'altro avendo densità minore appunto rimarrà a galla semplicemente. Appunto potete osservare questo fenomeno. Adesso parleremo del secondo esperimento, in cui osserveremo il comportamento dei 7 diversi tipi di plastica, inizialmente in acqua dolce, poi in acqua salata. Acqua salata, ovvero abbiamo aggiunto 35 grammi di sale all'interno di acqua dolce. Adesso andremo a prendere una plastica alla volta e l'andremo a immergere nell'acqua salata, nell'acqua dolce, e vedremo il suo comportamento. La plastica numero 1 affonda. Adesso andremo a immergere la plastica numero 2. La plastica numero 2 galleggia invece. La plastica numero 3 invece affonda. Ora la numero 4... che galleggia, la numero 5, la numero 5 che galleggia, ora la numero 6 che affonda e infine la numero 7. Perfetto, questo è il comportamento dei 7 codici di riciclo delle plastiche nell'acqua dolce. Ora andiamo a vedere lo stesso identico procedimento però per il comportamento delle plastiche in acqua salata, e quindi con 35 grammi di sale per litro. La plastica numero 1 affonda, ora la plastica numero 2, che è come prima, galleggia, plastica numero 3, che affonda, la plastica numero 4, che galleggia, la numero 5, che galleggia, la numero 6 che affonda e infine la numero 7.
che galleggia. Dopo un po' affonda. È importante anche qua vedere il comportamento della plastica numero 6, che il suo galleggiamento o si affonda dipende dai componenti chimici che ci sono all'interno e quindi varia da prodotto a prodotto. Comunque questo è il comportamento delle plastiche nell'acqua dolce prima e nell'acqua salata, e l'unica differenza che possiamo notare è la numero 6, che prima affonda e dopo affondo galleggia in base alle componenti chimiche che ci sono all'interno. Adesso parlerò del comportamento delle plastiche nel mare. Il comportamento varia in base appunto alle correnti marine, grazie alle quali verrà poi trasportata la plastica e si formeranno delle vere e proprie isole di plastica all'interno degli oceani o dei mari, come si può vedere in foto. E adesso parleremo anche di un altro grosso problema, ovvero delle microplastiche, delle nanoplastiche, che una volta disperse nel mare, oltre che essere un problema per l'ecosistema marino, ovvero per i pesci che le possono ingerire, possono diventare un problema anche per gli umani, perché possono arrivare direttamente sulle nostre tavole e essere ingeriti a nostra volta. Ora parlerò delle microplastiche. Le plastiche possono essere assimilate nella catena alimentare a livelli trofici diversi, da animali planctonici o bentonici, e con diverse modalità, come per ingestione diretta o indiretta, o per filtrazione. Per l'azione delle microalghe che si legano e si attaccano alle microplastiche, esse aumentano di densità e quindi di peso e sedimentano più velocemente verso il fondo e possono così essere ingerite da tutti gli animali. Il passaggio successivo è però quello più preoccupante, visto che le microplastiche ingerite dagli animali e dai pesci entrano di fatto nella catena alimentare e arrivano addirittura sulle nostre tavole. Secondo una stima basata su un recente studio, sul fondo degli oceani potrebbero giacere almeno 14 milioni di pezzi di plastica di dimensioni inferiori ai 5 mm e inoltre l'analisi dei sedimenti oceanici fino ad un massimo di circa 3 km di profondità suggerisce che sui fondali oceanici ci sia almeno il 30 volte superiore la quantità di plastica rispetto a quella presente in superficie. Alcune alternative possono per esempio essere quelle dei polimeri compostabili, come appunto queste, e cioè sono tipi di plastica uguale alle plastiche normali, solo che, come potete vedere, sono composte da materie bioplastiche e sono esattamente identiche alle plastiche normali. Questa qua, per esempio, è ricavata dall'amido di riso oppure dall'amido di patata. Invece, nel nostro piccolo, ognuno di noi può cercare di limitare l'uso di plastica, per esempio utilizzando borse riutilizzabili per la spesa, oppure cercando di limitare l'utilizzo di posate o bicchieri di plastica, e quindi portando con sé in giro un bicchiere, per esempio di alluminio o di vetro, oppure cercando di limitare l'uso di sacchetti di plastica, oppure di contenitori di plastica per alimenti. Grazie per essere stati con noi, spero che questa presentazione sia stata interessante. Di vostro gradimento. Vi salutiamo. Alla prossima.